La mascherina è utile, è inevitabile, però per un bambino credo che sia una cosa un po' difficile da gestire. Da fastidio a noi adulti, figurarsi i bambini. Si sei in tanti bambini forse sì, ma se sei pochi, 6 anni, mi sei ancora piccoli per obbligarli a tenere la mascherina. Secondo me i bambini sono in grado di capire tutto quanto, quindi se si spiega il rischio che incorrono, penso siano capaci appunto di capire la necessità di tenere le mascherine. L'ideale a mio avviso sarebbe di avere il distanziamento tra i banchi come si era ipotizzato con la ministra Azzolina e a sfavore della mascherina, perché è veramente quasi impossibile che i bambini riescano a tenerla. Se cominciamo a fare tutti quello che vogliamo, già siamo a dare i numeri tutti. Le mascherine possono andare bene in determinati momenti, ma non nei momenti della scuola. I bambini hanno bisogno di socialità, hanno bisogno di parlare tra di loro. Se gli esperti ritengono che sia necessario, è giusto che si abituino anche loro. Potrebbe essere anche giusto, però è difficile da attuare, secondo me. Distanziamento e basta, anche perché i bambini la mascherina non la tengono su come non la teniamo su neanche noi a momenti. Sarebbe giusto, ma è poco fattibile secondo me, perché io vedo lui che purtroppo non riesce a tenerla più di quel tanto, gli cade sempre, si dimentica di tirarla su. Trovo difficile che con i suoi compagni mentre giocano si tengano sempre la mascherina e soprattutto tengano le distanze uno dall'altro. Per me è giusto dai 6 anni in su, perché sono come noi. Non come noi vecchi, ma insomma possono portare qualcosa. Riescono insomma, dice secondo lei? Imparano. A scuola si va per imparare. Impareranno anche questa.